Buonasera, buonasera a tutti. Dovrebbe Dovrebbe funzionare. funzionare tutto. Siamo live, mi dicono che siamo live. Aspetta Fammi che io non... sapere Stavo se riesci a condividere anche su Facebook. guardando, sì, ci siamo. Ci Allora, prima... siamo, perfetto. Il modo di Condivido. questo screen ti piace, dottoressa? Ci piace, Bene. ci piace. Ok, io adesso vado su Instagram, così... Va bene. Doppia diretta. Abbiamo ovviamente qualche problemino di connessione, ma ce la facciamo. Ok, allora. Ok, siamo live anche su Instagram. Adesso aspettiamo che si connetta Vanessa, che gli devo fare io la richiesta. Ecco qua. Ok, ce l'abbiamo fatta! Ci siamo, buonasera a tutti. Buonasera, diteci se ci sentite e hai mutato scusate, l'audio su Facebook, Vanessa, così non c'è il ritorno. Allora, ho chiuso anche il microfono di Facebook. Fammi sapere se ora mi senti bene. Ok, perfetto. Ci siamo, ci Perfetto, ci siamo. siamo. Benissimo, ciao a tutti, buonasera, dottoressa, grazie mille di aver accettato il mio invito per questa meravigliosa diretta. È sempre un gran piacere, anche perché collaboriamo da tantissimo tempo e i tuoi contenuti, il tuo lavoro è di fondamentale importanza per tutte quelle persone che affrontano un percorso di dimagrimento per ritrovare la loro forma fisica. Per cui le tue dirette, le nostre dirette sono sempre, no? Molto utili. Infatti, proprio di questo parleremo stasera, quindi il tema sarà appunto dimagrimento e pianificazione e vi racconteremo appunto con il supporto della dottoressa e quindi lei sarà disponibile a fare tutte le domande che volete, se è possibile fare un piano alimentare, quindi seguire una dieta pianificando i pasti, quindi se si può dimagrire proponendo il meal prep piuttosto che il batch cooking, giusto, dottoressa? Tasto assolutamente, hai toccato una corda di quelle proprio, una delle più importanti dal mio punto di vista. Infatti chi ha letto magari anche il libro No Dieta con Calma, che adesso ovviamente non ho dietro, uno dei primi capitoli è creare in casa un ambiente favorevole e organizzarsi, proprio perché uno dei problemi principali nelle persone non è tanto non sapere cosa mangiare, ma il non riuscirsi a organizzare in anticipo. Quindi è proprio una strategia di organizzazione che manca, di pianificazione, perché viene vista co come un qualcosa di difficile, quasi che non lasci la libertà, no? E quindi blocca un pochino. E già solo l'idea, no, devo organizzarmi, devo programmare, viene visto come una difficoltà. In realtà ci fa risparmiare tantissima forza di volontà, sia il meal prep che poi il batch cooking, che ci spiegherà anche cosa sono, giusto? Esatto, ma però spiegami un po' meglio, perché è molto interessante questa tua affermazione, ne parlavamo anche prima. Hai parlato di ambiente favorevole, no? Quindi a monte, prima di pianificare realmente un menù e poi andare a cucinare, bisogna creare un ambiente favorevole. E l'ho visto anche io in questi giorni sui social, quando chiedevo se le persone usassero un robot in cucina per aiutarsi, quindi delle attrezzature che agevolassero il lavoro. Che cosa intendi per ambiente favorevole, dottoressa? Allora, prima di tutto è quello che ci aiuta a resistere alle tentazioni. Cioè, io per ambiente favorevole, inizialmente quando ho scritto No Dieta con Calma, perché adesso poi ci sarà l'evoluzione di No Dieta con Calma, ovviamente con tutti, grazie ai vostri feedback, era non teniamo in casa quelle cose che ci inducono in tentazione, che quindi decidiamo di non mangiare più e arriviamo a casa la sera e prendiamo come prima cosa che capita. Quindi se noi non lo abbiamo in casa... Faccio un esempio, anche il cioccolatino del dopo cena non lo andremo a cercare. Quindi principalmente è questo.
Poi conoscendoti c'è anche un altro aspetto, del creare un ambiente favorevole proprio in cucina, perché se noi in cucina non abbiamo gli ingredienti che ci serviranno poi per cucinare, per organizzarci, come facciamo? Sì, voglio fare una ricetta, ma non c'ho le cose in dispensa. Esatto, esatto, ne parlavamo prima, ma a monte ancora prima, ragazzi, questa sera vi stupirò perché io parlo sempre di ingredienti, dispensa ben fornita, attrezzatura, voglio, mi sono proprio segnata, voglio dirvi alcuni punti fondamentali nel momento in cui decidete di andare da una nutrizionista come la dottoressa Leslie Pario e seguire una dieta, anche se lo sappiamo tutti che né a me né alla dottoressa la parola dieta piace particolarmente, perché nella nostra mentalità è qualcosa che ci preclude dal mangiare bene o con gusto, ok? Quindi la dieta non deve essere assolutamente questo, deve essere comunque magari una riduzione delle chilocalorie dell'intake giornaliero, ma sicuramente ricette buone, sane, sfiziose. Quindi come primissima cosa, prima di parlare di ingredienti e dispensa, il fondamentale è rendere tutto accessibile e evitare il disordine. Che cosa significa? Che se voglio pianificare il menù e poi cucinare, o magari cucinare in anticipo come prevede il metodo, è importantissimo che abbiamo una cucina comoda e funzionale. Quindi cosa intendi per cucina comoda e funzionale? No, te lo chiedo perché c'è un libro che è interessantissimo, che si intitola Slim by Design, okay, e che dà tutte tecniche proprio di design in cucina, eccetera. Magari c'è qualcosa di simile, fammi capire. Allora, secondo il mio punto di vista e secondo la mia esperienza, cucina funzionale intende una cucina che ha a portata di mano, quindi sul bancone, le cose che usiamo tutti i giorni e che sono realmente utili nel momento in cui dobbiamo cucinare. Vi faccio un esempio banale, vi parlo di me e di come lavoro io. Sul bancone della cucina e deve essere sempre presente, comodo, a vista, utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, ovviamente un robot, che possa essere un robot piccolo, grande, minuscolo, ma il corpo principale del robot, di modo che se dobbiamo frullare una cosa al volo, impastare una cosa al volo, semplicemente montare una salsa, è lì. E quindi fondamentale è avere quello che ci serve sempre a portata di mano. Sicuramente quindi un robot sul nostro bancone di lavoro sempre presente. Poi il bancone di lavoro non ha bisogno di null'altro sopra, un bancone di lavoro sgombro ma con le cose a portata di mano, quindi bisogna porre attenzione alle distanze. Vi faccio un esempio: se sapete che quando dovete cucinare utilizzate molto spesso il coltello, il tagliere e le ciotole, è ovvio che dovete tenere a portata di mano coltello, tagliere e ciotole. Quindi dovrete scegliere un posto, un armadietto, una mensolina vicino al vostro bancone di lavoro che vi sia sempre molto utile per fare presto e per riuscire a cucinare al volo o magari pianificare i pasti. Quindi rendiamo tutto accessibile, quindi un buon robot sempre vicino al nostro bancone di lavoro dove lavoriamo. Cerchiamo di ridurre le distanze, quindi tenere vicino o comunque nei cassetti vicino, come per esempio le posate, no? Le posate quando cuciniamo ci servono tantissimo, e il cucchiaio, e la forchetta, e il mestolino, deve essere tutto a portata di mano. Non mettiamo i coltelli o i taglieri in un posto in cui dobbiamo prendere uno scalino per arrivarci a prenderlo, ok? Adesso le cucine sono piccolissime e quindi si sviluppano in altezza, e spesso vedo le ragazze che tengono le boule e i taglieri nell'ultimo stivato in fondo, che per arrivarci devono prendere uno scalino. No, teneteli vicino, tenete tutto lì a portata di mano. Immagino la tua faccia, Vanessa, nel momento in cui vedi queste cose che per te sono banalità, ma per una persona, tra virgolette, normale, non lo sono. Poi, permettimi, a me lo scalino serve sempre. Va bene, ci sta, però promettimi, dottoressa, che tieni lì a portata di mano utensileria, quella da tutti i giorni, e almeno tagliere, perché sì, quello... No, quello, per fortuna, l'ubicazione della cucina è favorevole, quindi okay, quello ci siamo. Però, ad esempio, faccio un esempio, quando faccio il pane, che impasto il pane e mi dimentico il sale, di non prenderlo, cioè di non mettere il sale mentre sto impastando, ma di lasciarlo sulla mensola. Quindi la scena è questa, io che impasto... E poi che devo prendere il barattolo del sale, quindi
In Liguria si dice spantego, quindi di fondo, impasto ovunque. Quindi credo che tu intenda una roba del genere anche, no? Intendo proprio quello. Infatti, oltre al robot, io consiglio sempre di tenere in un armadietto vicino le cose basilari. Se non avete spazio per tutte le spezie, che comunque quando preparate dei pasti in anticipo vi viene molto utile tenerveli lì vicino, perlomeno il sale e l'olio. Io non metto mai via il sale e l'olio. Il sale e l'olio sono sul mio bancone, sempre. Se devo pulire, le alzo e le rimetto giù perché uno che soprattutto cucina spesso ne ha sempre bisogno. E quindi nel momento in cui si decide di dimagrire e quindi pianificare, questa è proprio la base delle basi delle basi. E poi si fa uno scalino successivo, quindi si progredisce e si parte, come dice la dottoressa Leslie Pario, secondo il suo slogan, a piccoli passi con calma. Giusto, dottoressa? Esatto, a piccoli passi. E una cosa che ho detto oggi nelle storie, che sono sicura che condividerai, perché abbiamo bisogno di un aiuto. Allora, una delle cose che aiuta ad avere meno fame durante la giornata è tenere un po' a bada il carico glicemico, no? Certo. E una delle pillole molto facili, cioè una delle cose più banali, è aggiungere una porzione di verdura ai pasti principali, quindi a pranzo e a cena. Ma la verdura richiede tanto tempo di preparazione. No, No. ma spiegaci, perché abbiamo fatto anche un lavoro insieme su questo, come si Esatto. può ovviare a questa mentalità, perché ovviamente sono problemi reali delle persone, che ci dicono che ci vuole tanto tempo per preparare la verdura a pranzo e a cena. Allora, ovviamente l'ottimale sarebbe decidere in anticipo quale verdura consumare per procurarsela e tenersela comoda in frigorifero. Quindi, a mio avviso, se decidete di intraprendere un percorso di cucina sana, di mangiare bene o magari anche semplicemente dimagrire, io vi consiglio di abbondare con le quantità di verdure, acquistarla e tenerla nel frigorifero, ovviamente a disposizione delle vostre preparazioni. Quindi, questo in dubbio, sono d'accordissimo con te nel dire che è fondamentale per ridurre l'indice glicemico di alcune pietanze, addirittura magari mangiate prima o comunque sempre abbinate ai carboidrati, alle proteine, eccetera, si può preparare le verdure in anticipo. Ma prima di andare avanti e di dirti puoi fare questa ricetta piuttosto che questa preparazione, piuttosto che questo batch cooking, c'è proprio il fatto che quando andate a fare la spesa e comprate le verdure, ragazzi, e arrivate a casa con queste spesone, queste bustone, scusate, piene di verdura, aspettate a metterle via in frigorifero, prendetevi 20 minuti, ve lo assicuro, ve lo sottoscrivo, lo firmo, faccio dei corsi a riguardo, 20 minuti del vostro tempo dove tirate fuori la verdura, la mettete su questo bancone che voi avrete sicuramente in ordine solo con il vostro robot sopra, perché mi avete ascoltato, quindi buttate tutta questa verdura sul bancone di lavoro e la mettete nel lavandino una alla volta, la risciacquate, la mondate e la mettete già via pulita in sacchettini. Voi non potete capire che cosa significa dover utilizzare un broccolo e trovarlo già lavato, mondato e, come si dice, scimettato. Come lo dite voi? Già fatto a cimette? Non lo so se c'è un termine. Lo Comunque, so. in ogni caso, se voi riuscite a mondare e prepararvi la verdura già lavata, che non c'è bisogno di usare la centrifuga, se avete lavato il broccolo, non è che poi per asciugarlo dovete usare la centrifuga dell'insalata perché, oddio, no, se anche rimane qualche goccetta di acqua, non importa, l'importante è che magari tamponate con un canovaccio, con dello Scottex e lo mettete già. Io uso i sacchettini, quelli da freezer, piuttosto che quelli ovviamente in silicone che si possono utilizzare più volte per sprecare meno plastica, ridurre lo spreco di plastica, oppure questi meravigliosi contenitori di vetro con il coperchio dove ho già la mia verdura lavata. Quando si ha la verdura pronta, si mangia. Perché se si arriva affamatissimi e magari si è in restrizione calorica, ma si trova la verdura già pronta, lavata, solo da sbollentare o da spadellare, in 5 minuti la verdura è pronta. È vero. Mentre pensate se dovete farlo dall'inizio.
Giusto, sei d'accordo, Doc. Assolutamente, infatti, per tutte le persone che arrivano magari di corsa al pranzo, di corsa alla cena, ma è impensabile, è davvero impensabile in quel momento mettersi lì, perché la fame è già tanta, no? Soprattutto Esatto. se non c'è stato un bilanciamento glicemico durante la giornata. Per cui farlo in anticipo è un togliere una fatica in più, è un togliere un pensiero in più e farvi del bene e sprecare anche meno, quindi ridurre gli sprechi. Perché uno dei temi anche più importanti che sta emergendo da un po' di tempo è gli sprechi alimentari, sono gli sprechi alimentari, quindi la sostenibilità. Se voi vi programmate già le verdure da cucinare quando andate al mercato, eccetera, sprecherete molto, molto meno cibo e questo è importantissimo. Posso dire due cose circa lo spreco, visto che è stagione dei broccoli e dei cavolfiori, dottoressa? Perché io, Assolutamente. guarda, io sono una fanatica delle crucifere, quindi ovviamente tutte le verdure come cavolfiori, cavolfiore romanesco, broccolini di Bruxelles, piuttosto che cavolo riccio, cavolo nero, stagione ottimale per consumare questo tipo di verdure, ma quello che mi fa stare male. Veramente soffro, ragazze, voi non potete capire, io soffro davvero, ve lo assicuro, quando vedo le persone che utilizzano questi meravigliosi ortaggi, ma solo il fiore dentro e tutto il gambo, piuttosto che le foglie, nell'umido. Oddio, che colpo al cuore, non potete capire, ragazze. Spiegaci cosa farne. Le mettete in un pentolone tagliate a pezzi, con un pochettino di acqua e se ce l'avete del dado autoprodotto piuttosto che del dado granulare sano, quindi che contenga solo verdure e sale, fate sbollentare per circa 15 minuti, 18 minuti, ci aggiungete una lettina di cannellini risciacquata sotto l'acqua e poi frullate col mini pimer. Una vellutata della Madonna, cosa ve lo dico a fare? Con tutti gli scarti delle crucifere. Wow. Quindi davvero non sprecate e se siete a dieta, a maggior ragione, vi fate un piattino sano con degli scarti senza aver esagerato con qualcos'altro. Adesso i legumi magari non li potete mangiare perché il vostro piano alimentare non lo prevede. Tranquille ragazze, io ho provato anche solo con le foglie una cipollina. Quindi una cipolla tagliata nella pentola insieme alle foglie di scarto del cavolfiore piuttosto che il gambo del broccolo che è fibroso, faccio sbollentare 18-20 minuti un po' di brodo, frullo tutto, ottima vellutata. Se potete, per i vostri figli, per i vostri mariti, per i vostri compagni, la vostra famiglia, magari ci mettono un crostino di pane, magari noi dobbiamo stare un pochettino più attenta e ci mettiamo un cucchiaino di semi di girasole per dare la parte croccante, no? Buono. Che va benissimo ed è un grasso buono, e come ci insegna la dottoressa Leslie Pario, i semi sono bellissime, ricchissime fonti di omega 3, quindi insomma si va alla grande. Quindi anche lo spreco è una cosa, come ha detto la dottoressa, che mi sta molto a cuore, nel momento in cui si pianifica per il dimagrimento, anche lo spreco va assolutamente ridotto. Quindi cercate di ridurre il più possibile gli sprechi. Finocchio uguale, stagione di finocchio. Li ho raccolti stamattina. Volevo Cioè, fare una piccola un inciso se appunto può mamma mia, servire. certo. Allora, il discorso è sempre verdura, no? Parliamo di verdure, che tra l'altro ho raccolto questa mattina i finocchi. Tante persone sono abituati a andare al supermercato o al mercato e comprare la verdura e portarla a casa. No, che sembra un gesto tanto banale. Se sapessimo cosa c'è davvero dietro alla coltivazione della verdura, perché Concordo. cioè non potremmo che, come dire, che considerarla come una magia. Non sono parole così, No, è così al vero. vento. Vedere la piantina che cresce, il frutto che si forma e poi cresce, cioè è un qualcosa di meraviglioso. Quindi quando avete quel cibo davanti, quella verdura davanti, pensateci anche a queste cose. Perché dobbiamo tornare un po' indietro per stare meglio dal mio punto di vista. Sono Scusa, eh. d'accordo, no, figurati, ci mancherebbe anche il finocchio. Ti stavo dicendo, la gente prende il cuore del finocchio, tutta la parte sopra la butta. Ma voi ragazzi avete provato a tagliare quella parte di sopra con la mandolina o con il coltello sottile a farvi l'insalata insieme alla barba del finocchio, insieme a tutto il finocchio? No, perché se non l'avete mai fatto dovete promettervi che dopo questa diretta proverete, perché è eccezionale, ne vale la pena.
e ci ringrazierete. Quindi anche il finocchio, a parte magari il sederino, quindi la parte finale che è quella più schiacciata, che è anche quella più terrosa, si può buttare, ma tutto il resto si usa, tutto, fino alla fine. Non c'è scarto nel finocchio. Quindi davvero la pianificazione, insieme a una dieta dove comunque sono più attenta nei confronti di quello che mangio, mi permette di ridurre notevolmente lo spreco alimentare. Ed è importante farlo. Nel 2021 dobbiamo tutti renderci conto che dobbiamo essere partecipi di questo cambiamento e dobbiamo assolutamente farlo. Detto questo, entriamo nel vivo, se sei d'accordo, del batch cooking. Quindi... Assolutamente. Spiegaci come fare. Allora, io normalmente quando vedo una persona facciamo insieme una sorta di frequenze settimanali. Io non do una dieta, ma in accordo con la famiglia, eccetera, stabiliamo combinazioni e frequenze settimanali. Esatto. Ma poi con questo programma che ci faccio? Perché di lì poi parte tutto. Giusto? Sì, però mi piacerebbe sapere da te, visto che siamo in diretta, ne approfitto per farti anche delle domande, no? Quali secondo te sono le difficoltà che poi, una volta che tu li hai aiutati a fare questa tabella, no? Quali sono le difficoltà che le persone realmente incontrano? Che non si organizzano. Sì. Ma secondo te è dato dal tempo, dalla voglia, dall'incapacità di organizzarsi? È dato dal fatto che... ci mettiamo sempre in secondo piano, quindi non è così importante, ma tanto non ci vuole tanto tempo, però poi c'è anche l'incapacità di mettersi lì e farlo, cioè a partire dalla spesa. Cioè, io quando facciamo il piano ho detto dai, facciamo anche insieme la lista della spesa, no? Certo. Ma non sempre la lista della spesa viene fatta. Poi quando facciamo la lista della spesa, facciamola già divisa per categorie, nel senso che se io metto la verdura tutta insieme, non andrò come una pallina da ping pong al supermercato poi a prendere, allora ho messo i broccoli, poi vado a prendere detersivo. Brava. E poi vado, quindi è proprio una forma mentis che si può però apprendere, perché siamo qua apposta. Guarda, io mi ritengo il mio job title, quindi la mia definizione di categoria è cuoca, esperta in batch cooking e food coach. Ma io sono un po' come, so che tantissimi di voi la seguono, un po' una dolce senza burro piuttosto che una training pink, no? Quando voi volete dimagrire, oltre a mangiare bene, vi mettete davanti a un video, perché avete comprato un mese di personal training in video, quindi di qualcuno che vi dice cosa fare, gli esercizi da fare, vi mettete davanti alla televisione e fate gli esercizi. Ecco, io lavoro allo stesso modo. Quindi, una volta che voi avete identificato con la vostra nutrizionista il vostro percorso, io faccio come queste ragazze, semplicemente vi guido con tutte le attrezzature, come quando fate ginnastica avete i manubri, le kettlebell, eccetera. In cucina avete già fatto la lista della spesa che ovviamente vi fornisco o vi fornisce la dottoressa, piuttosto che creato un ambiente favorevole, quindi bancone sgombro, un buon robot, e insieme vi guido a capire come fare. Perché a volte è banale, non ci si pensa, ho appena finito il lancio del mio corso forno, che quando decido la settimana, no, e decido di fare delle pietanze, buona cosa sarebbe anche scegliere stili di cottura simili. Cioè, ti faccio un esempio, se accendo il forno e devo fare un sacco di verdure perché la mia dietista, la mia nutrizionista mi ha suggerito di consumare tante verdure, visto che accendo il forno, butto su teglie di verdure come se non ci fosse un domani, perché sfrutto la temperatura del forno. E ragazzi, cosa ci vuole a tagliare 4 verdure, a condirle con dei condimenti sfiziosissimi e metterle in forno? Davvero niente. Finché si cucinano, magari mi faccio una bistecca, mi preparo una polpetta di legume, eccetera, eccetera. Poi, non è che dobbiamo per forza partire, soprattutto all'inizio, dai legumi secchi, quindi star lì a ricordarsi quanto tempo devo ammollare, da tutte le verdure fresche, perché magari no, nessuno, né io né la dottoressa vi diciamo di fare questo. Siamo tutte e due molto free in questo, molto easy, quindi usate i vasetti di legumi già pronti. Non ce la fate a cucinare i cereali? Usate i cereali nei vasetti già pronti al naturale.
non ce la fate a comprare le verdure fresche, ma tenetevi le 5 confezioni di verdure surgelate in freezer. Chi se ne frega se anche qualche volta mangiate surgelato, mangiate nel vasetto, ma se dovete dimagrire, il fatto di avere tutte queste cose a portata di mano non vi, diciamo, vi potrebbe aiutare a non ordinare il takeaway. Esatto, esatto. Io, scusa, si tratta di, come dire, fare il meglio che possiamo, esatto, con quello che possiamo anche al momento, cioè nel senso che appunto non si tratta di fare tutto perfetto da subito, ma iniziare da piccoli passi. Però una condizio sine qua non ci deve essere, che lo dovete volere. Perché certo, cioè, non c'è batch cooking, non c'è calma, non c'è niente che tenga se di certo base non c'è il voler di prendere cura di voi stessi. Punto. Cioè, mentre una, ti faccio questa condivisione, mentre una volta prima chi si iscriveva alla Calma School mi diceva ma io non ho tanto tempo, non so, magari mi iscrivo ma non so se riesco a seguire, vabbè, intanto lo faccio. Adesso ti dico no, se lo decidi di farlo è perché vuoi prenderti cura di te stesso. Sono perché d'accordo. Altrimenti, se non hai un obiettivo, se non hai la voglia, tutte le scuse saranno le buone, saranno buone, no? Quindi non so se mi sono spiegata. Assolutamente sì. Ascoltami, ne approfitto perché leggo un paio di domande che sono arrivate e poi magari se ce ne sono anche su Instagram ne approfittiamo un attimo, sì, perché mi piace. Allora, Anna dice, non riesco a programmare i pasti settimanali, la mia testa vuole mangiare piatti fatti al momento e questo mi rovina. Questo è un problema che non ha solo Anna, in realtà ci sono parecchie persone che nella loro testa pensano che cucinando in anticipo, non so se è il caso di Anna, ma ci sta vedendo, ci sta ascoltando, quindi se vuole interagire noi siamo qui, pensano che cucinando in anticipo tutto venga privato del nutrimento, delle sostanze nutrizionali degli alimenti. Ne abbiamo già parlato anche con te, dottoressa, non so se ti ricordi, ma sì, l'avevamo già visto, e forse questo merita un approfondimento, perché è vero che un pochino i nutrienti diminuiscono se facciamo proprio le percentuali, se andiamo a vedere i numeri, ma ricordatevi che dal momento stesso in cui le verdure vengono raccolte e rimangono nel nostro frigorifero, già subito da lì cominciano a perdere nutrienti e vitamine, eccetera. Assolutamente. Quindi, non deve essere una scusa, non deve essere una scusa. Però io credo che Anna, correggimi se sbaglio, Anna, perché ti conosco, intenda che lei proprio non programma. Cioè, nel senso, non è che la sua paura è quella di farlo in anticipo, che perdono i nutrienti, che dice, ma a me non piace programmare, non mi va di programmare, però poi alla fine mi trovo a mangiare di più. Questo credo che lei intenda. Vediamo se ci risponde, perché ce l'ho risponde. Giusto, mi dice giusto, dottoressa, la conosci bene probabilmente. Allora, Anna, se ti fa piacere dirci perché non riesci a fare questa programmazione, mi farebbe piacere. Così magari ti posso dare qualche spunto e qualche aiuto. Dai. Perché c'è differenza tra programmare i pasti e cucinarli in anticipo. Tu puoi anche programmarti perché hai il tempo di cucinare e seguire quella programmazione. Penso che intenda questo, però vediamo cosa dice. Poi aspetta che su Instagram ci dicono che se verrà salvata la diretta assolutamente sì. Mamma mammolona prepara sempre i pasti altrimenti la dieta non la fa. Brava. E poi c'è una persona che nei commenti precedenti mostrava un po' di frustrazione, penso che abbia fatto un intervento di chirurgia bariatrica, quindi è un po' frustrata perché si sta riprendendo i chili. Quello che ti posso dire è c'è sempre un modo, lavoraci, fatti aiutare e parti da piccole cose. Quindi purtroppo su una diretta su non possiamo dire fare tanto, però certo, magari anche solo un messaggio può darti una mano. Esatto. Poi se avete delle domande circa il batch cooking piuttosto che la pianificazione settimanale, ovviamente io e la dottoressa saremo felicissime di rispondervi. Per concludere la diretta, ovviamente quando si parla di pianificazione, l'ha accennato prima la dottoressa, si parla sempre di tabelle settimanali, giusto dottoressa? Quindi quando si decide di intraprendere un percorso, ma non solo se si fa la dieta, ragazzi. No. In generale provate a scrivere cosa mangerete la settimana prossima. Però vi prego, evitiamo gli sprechi, partiamo da quello che abbiamo in casa. Quindi, dopo questa diretta,
fate un fioretto, mandateci le foto, guardate che cosa avete in frigo, in freezer, in dispensa, e solo con tutta quella roba lì, perché sono sicura che proprio tutta quella roba lì riuscirete, secondo me, impegnandovi un attimo, a cercare di capire cosa mangiare la settimana prossima. È ovvio che sia io che la dottoressa vi diciamo di variare, quindi magari se avete 10 kg di legumi in casa non è che andrete a mangiare tutti i giorni legumi, altrimenti potreste stare particolarmente male, e sicuramente in una dieta non è indicato, in una dieta ipocalorica magari non è particolarmente indicato, poi dipende da 1500 fattori, però partite da quello che avete, fate una lista settimanale, dividete giorno per giorno, 3 pasti, 2 pasti, io di solito con i pasti principali, e cercate di elaborare un piano settimanale. Dal piano settimanale fate la lista della spesa. Una volta creata la lista della spesa, vi avvicinate a questo meraviglioso metodo che si chiama appunto batch cooking. Come si fa? Cos'è? Esatto. Batch cooking significa cucina seriale, ossia prendo 2 ore del mio tempo e cucino tutto in una volta sola e poi stivo i pasti per tutta la settimana. Sì, avete sentito bene. Cucino la domenica mattina per quello che andrò a mangiare giovedì e venerdì sera. Si conserva? Sì, basta farlo correttamente. Nella mia pagina trovate un sacco di spunti, io vi insegno come. Si può fare? Sì, andate dalla dottoressa Leslie Pario, a piccoli passi, leggete i suoi libri, e anche lì viene ampiamente trattato questo argomento direttamente nei suoi canali e nel suo sito. La cosa importante però è, questo lo trovo spesso come problema dalle persone che fanno il batch cooking, è che non lo pianificano, dottoressa. Esatto, te lo stavo dicendo. Va bene il batch cooking, ma un altro problema è a monte, è quando lo faccio. Perché io mi posso comprare anche i tuoi corsi che sono meravigliosi, ma poi non c'è mai, vabbè, poi lo faccio e poi lo farò. No, facciamolo. Quindi definiamo 2 ore alla settimana che possono essere anche giocose. Cioè io vi invito a entrare in un atteggiamento di entusiasmo, non certo. Palle, no, che bello, e no, perché questo tante volte, no? Quindi mi apro a sperimentare cose nuove, faccio qualcosa di nuovo, lo faccio con la mia famiglia, coinvolgo i bambini, cioè in questo modo diventa tutto molto più leggero. Quindi quando farlo può essere la domenica, ma potrebbe essere anche il sabato pomeriggio, potrebbe essere anche un'altra giornata, ma è da programmare anche lei, se no... Come tutte le altre cose importanti della nostra vita, quindi lo sport, piuttosto, io sono sicura, ragazze, che quando ci sono gli incontri con i professori dei vostri figli, piuttosto che lo sport dei vostri figli, voi ce l'avete segnato in agenda, un appuntamento fisso, non potete perderlo per una serie di motivi, perché ci sono anche altre persone coinvolte. Ecco, questo lo dovete prendere, come ha detto la dottoressa prima, come momento per voi. Pianificate 2 ore durante la settimana, quando volete, mattina, pomeriggio, sera, la notte, prima che si alzino tutti il sabato mattina, con tutti il sabato mattina, che così anche includete anche tutto il resto della famiglia, che è sempre una cosa molto interessante. Insomma, cercate di divertirvi nel farlo e non sentirlo come peso. L'ultima cosa, scusami, ne approfitto per una domanda che mi è stata fatta sempre su Facebook. Il tempo ce l'ho, ma sono un po' bizzarra. Quando arriva l'ora dei pasti mi chiedo: e cosa mi piacerebbe mangiare? Allora, non è che perché la dottoressa o io vi abbiamo dato dei consigli, vi siete preparati tutti, se una sera avete voglia di mangiare un'altra cosa, non lo potete fare. No, anche se è pronto in frigo decongelato, chi se ne frega, ragazze? Lo mangerete il giorno dopo, 24 ore decongelato in più, non succede nulla, non dovete preoccuparvi. E sono sicura che anche la dottoressa vi dirà di seguire un po' quello di cui si ha voglia, giusto, dottoressa? Esatto, abbiamo trattato questo argomento settimana scorsa anche nella scuola, no? Un conto è avere una struttura rigida da seguire, da in cui non possiamo uscire, un conto è avere una invece struttura flessibile. Quindi esatto. Quello che è importante fare e imparare a fare per uscire anche dalle trappole delle diete è imparare anche un po' questa flessibilità. Quindi, esempio pratico, io giovedì sera mi sono messa le uova, però ho voglia di mangiarmi, che ne so... La carne, la bistecca. La bistecca, e vabbè, farò
cambio, cioè nel senso, mangerò la bistecca. La cosa importante è di mantenere delle frequenze settimanali, perché esatto. Se poi tutte le sere, ma perché io ho voglia di carne, voglia di carne, voglia di carne, di carne, mangiamo 7 volte alla settimana carne, allora certo. Diventa troppo. Quindi cosa ci serve una programmazione? Ci serve anche per stabilire delle esatte frequenze settimanali che non impattano poi sulla nostra salute, perché noi tutti entrambe siamo onnivore, no? Per sì, cui, assolutamente. Ecco, per cui nulla in eccesso, cioè se è, diciamo, regolato fa male. Va bene, se non ci sono domande, noi abbiamo terminato, quindi vediamo se ci sono domande. Ragazzi, scriveteci, comunque potete contattarci sia sui nostri canali, sia la dottoressa Leslie Pario che io la Sanamente. Ci trovate sia su Facebook che su Instagram, la diretta è registrata, quindi la potrete rivedere in qualsiasi momento. Io ho fatto un codice sconto, se volete provare i miei corsi di organizzazione e pianificazione settimanale ve lo scrivo, comunque pianifico e dimagrisco, ma vedrete delle storie a riguardo. Tu invece, dottoressa, mi dicevi prima? Io darò un regalo a tutti coloro che sono iscritti alla newsletter che arriverà giovedì, quindi non vi anticipo nulla perché vorrei appunto che questo regalo fosse per persone che davvero vogliono impegnarsi in un percorso, per cui in un piccolo percorso di miglioramento, ma ci vuole comunque la volontà, ok? Perfetto. Quindi iscrivetevi alla newsletter sul sito esatto. leslipario.com. Benissimo, ragazzi, noi ci vediamo, dottoressa, quando facciamo un corso di cucina ancora insieme, perché mi mancano i nostri corsi. Sì, e me li stanno anche chiedendo. Allora dobbiamo assolutamente provvedere, dai, sicuramente ci lavoriamo durante le feste di Natale invece di riposarci, cosa dici? Per l'anno nuovo sicuramente qualcosa, però nel frattempo tanto sui nostri siti trovate già altri certo. corsi che abbiamo già fatto insieme, da cui potete trovare comunque un sacco di spunti, ok? Benissimo. Va bene, buon appetito! Buona cena a tutti, buona serata a tutti. Ciao!